Amici in sella, ciao a tutti. Oggi ci troviamo a Colazza sulle sponde del Lago Maggiore per parlarvi di lei. La nuova Trek è XE con un peso piuma di circa 18,5 kg, senza pedali ma con ruote tublessizzate. Una tecnologia superbike perché tantissime componenti sono ad attivazione elettronica. È un prezzo da capogiro perché ricordiamo che in questa versione top di gamma la bici costa 15.499 euro. Di fatto è la Ferrari delle due ruote. Quanto di meglio in questo momento l'industria delle e-bike a pedalata assistita è in grado di offrirci. Quindi mettiamo da parte tutte le critiche e i commenti sul prezzo e andiamo a scoprire da vicino. Seguitemi. Con un telaio interamente in carbonio, ruote da 29 pollici con cerchi anch'essi in carbonio, di fatto questa Trek EXE è una trail bike, ossia quella categoria di bici pensata per essere pedalata agevolmente in salita, ma che in discesa all'occorrenza, manico permettendo, si comporta a tutti gli effetti come una vera bici da enduro. La XE è letteralmente costruita attorno a questo motore TQ, una novità inedita per il settore, silenziosissimo, leggerissimo e come potete vedere praticamente invisibile. Ha una coppia massima di 50 Nm e una batteria da 360 Wh. Abbiamo tre livelli di assistenza, low, medium e high, e all'occorrenza al posto della borraccia si può montare un battery pack aggiuntivo da 160 Wh. Tra le curiosità da segnalarvi il fatto che la batteria ricarica bene l'80% in 90 minuti. Questo torna particolarmente utile nei lunghi giri alpini estivi, quando praticamente è il tempo di fare una sosta al rifugio per rifocillarvi, e se avete il caricabatteria nello zaino avete il tempo di ricaricarla all'80%. Il tutto facilmente controllabile da questo bel display OLED da 2 pollici montato a filo del tubo superiore, e tramite un solo pulsante si accende, si spegne e si possono scorrere le varie schermate. Le geometrie sono quelle di una modernissima trail bike. In taglia L abbiamo uno sterzo aperto di ben 65 gradi, un piantone seduta bello in piedi di 77 gradi e un carro posteriore bello compatto di 440 mm per renderla bella svelta e maneggevole nel guidato. E poi, come in tutte le Trek, segnaliamo la presenza di un flip chip che permette di modificare le geometrie del telaio a seconda che la si voglia rendere più decisistica o più pedalabile. Un cenno a parte merita la componentistica: davvero ritroviamo tutto il top di gamma, tutto il meglio che si possa volere su una bici di questo livello. Abbiamo per esempio le ruote tubeless Bontrager in carbonio con canale interno da 30 e tanto di tecnologia AirWiz per monitorare costantemente la pressione degli pneumatici. Ma soprattutto abbiamo il cambio elettronico wireless top di gamma di SRAM, lo XX1AXS con cassetta 10.52 a 12 velocità. Da top di gamma anche l'impianto frenante. Ritroviamo gli SRAM Code RSC a 4 pistoncini con due grossi rotori da 200 mm all'anteriore e al posteriore. Da top di gamma anche il riparto sospensioni, tutto brandizzato RockShox, con davanti una Lyric che assicura alla ruota un'escursione da 150 mm, al posteriore un mono Deluxe che offre alla posteriore un'escursione da 140 mm. Da segnalare che entrambi, quindi forcella e mono, sono dotati di tecnologia AirWiz che permette di monitorare costantemente sul proprio smartphone tramite l'apposita app la pressione del sistema idraulico. E poi, ciliegina sulla torta, ritroviamo il reggisella telescopico sempre di RockShox, il Reverb, anche in questo caso ad attivazione wireless, esattamente come il cambio posteriore. La posizione in sella, in salita, è veramente confortevole, degna delle migliori trail bike e aiuta a macinare chilometri in tutta comodità grazie all'ampio manubrio da 82 cm che ci permette di avere sempre la situazione sotto controllo. E poi abbiamo un piantone ben in piedi che permette di scaricare tutta la potenza sprigionata dalle gambe sul movimento centrale.
E poi sempre in salita, tra le peculiarità di questa track, un elemento che aiuta tantissimo il pilota, soprattutto non avendo un motore a potenza piena come le elettriche, quelle più capaci, abbiamo una corona anteriore finalmente da 32 denti. Sembra che Trek questa volta ci abbia ascoltato, perché in tutte le sue altre bike abbiamo una corona da 34. Qui abbiamo una corona da 32 che, associato a un motore con una potenza di picco inferiore rispetto a quella di un'e-bike a potenza piena, sicuramente dà una mano al pilota nelle salite più impervie. Degna di nota la rumorosità del motore, veramente praticamente nulla. Non so se riuscite a sentire, o meglio a non sentire. Stiamo pedalando con la mappatura 1, ma anche se mettiamo la 2 o la 3 non ci si accorge praticamente di stare pedalando una e-bike. Voglio raccontarvi una piccola curiosità per quanto riguarda la silenziosità di marcia di questa bici. La rumorosità si misura in unità di tonalità, dette brevemente TU. Delle TU inferiori allo 0,1 sono impercettibili all'orecchio umano, superiori allo 0,4 diventano stridule, fastidiose. Questo motore qua, sviluppato dalla Trek, ha un TU inferiore a 0,2, praticamente impercettibile all'orecchio umano. E secondo la Trek, ma non mi viene difficile crederlo, inferiore di bene 5 volte alla rumorosità meccanica delle dirette concorrenti. Non sentite il motore? In realtà non è spento, è semplicemente silenziosissimo. L'altra peculiarità di questo motore in salita è che abbiamo una pedalata dinamica, ossia il motore adatta la spinta erogata in base alla potenza che noi imprimiamo sui pedali. E in ogni caso ognuna delle tre mappature è personalizzabile tramite l'apposita app su tre parametri, ossia la potenza erogata, possiamo settare, decidere noi qual è la potenza erogata, possiamo decidere il fattore di assistenza, ossia in base a una determinata spinta quanto vogliamo che il motore dia assistenza in più o in meno, e inoltre possiamo decidere sempre qual è la risposta del motore in base alla nostra spinta. Per fare un paragone con la moto, è un po' come impostare la risposta del motore all'apertura del gas, quindi renderla più o meno brusca. La risposta in pedalata di questo motore è estremamente fluida, regolare, veramente non ci si accorge quasi di essere alla guida di un e-bike a pedalata assistita, tanto è morbida la risposta. E questo vale in tutte e tre le mappature, che tra l'altro presentano una risposta abbastanza differenziata l'una dall'altra. Anche nella mappa 3, la più forte, non si ha mai una risposta brusca, si sente sempre, cioè c'è sempre una spinta dolce, si percepisce solo una più netta, più decisa assistenza da parte del motore. Anche i 50 Nm di coppia ci sono parsi più che adeguati alla tipologia di e-bike. Anche nelle salite più ripide non abbiamo mai avvertito, complice forse anche la presenza della corona anteriore da 32 denti, diciamo non abbiamo mai avvertito la necessità di avere un pizzico di potenza in più. Chiaro, resta sempre una bicicletta perché ha comunque un minimo di allenamento, perché comunque bisogna pedalarsela, bisogna spingere. La posizione di guida ben incentrata e i ruotoni da 29 pollici vogliono spingere forte sul sentiero. E poi abbiamo il larghissimo manubrio da 82 cm che assicura un eccellente braccio di leva quando c'è da manovrarla, da controllarla nei percorsi più tecnici, più scassati. Le sospensioni digeriscono veramente di tutto, assorbono ogni ostacolo
dal più piccolo al più grande. Poi abbiamo il carro posteriore che, come dicevamo, è sempre una sicurezza perché tiene il posteriore sempre incollato, hop, al terreno. Bene anche i pneumatici di primo equipaggiamento, i Bontrager, che pur offrendo un eccellente grip non sacrificano più di tanto la scorrevolezza in salita. Insomma, una trail bike agile, giocosa, perdona tanto, ma che all'occorrenza nei percorsi di montagna sa tirare fuori gli artigli, non avendo nulla da invidiare, nulla da temere nei confronti di una più cattiva bici da enduro. Guardate, hop, drop, hop, come si mangia veramente di tutto. Piace la frenata? Mi verrebbe da dire strano per essere un impianto della SRAM, ma questa volta ci piace perché offre un buon compromesso tra modulabilità ma spazi di arresto contenuti. Ragazzi, un paio di considerazioni a caldo. Cominciamo dall'impianto frenante, che come ricordiamo è composto dagli SRAM Code RSC. Non sono un fanatico degli impianti frenanti SRAM, ma devo dire che questi qua funzionano abbastanza bene, perché comunque abbiamo la possibilità, innanzitutto tramite questa pomello, di regolare la distanza della leva del freno, della manopola. Ma in più abbiamo un'altra cosa molto interessante, abbiamo questa ghiera qua che praticamente permette di variare il punto di contatto tra la pastiglia e il disco, e quindi questo qua permette di, come dire, personalizzare, fare proprio il punto di frenata e quindi stabilire se prediligere una risposta più pronta o più modulabile alla pressione sulle leve del freno. E in discesa comunque si comportano abbastanza bene, certo rispetto ad altri impianti frenanti richiedono sempre uno sforzo maggiore alla leva, ma questi qua comunque assicurano una buona e un giusto compromesso tra potenza frenante e modulabilità. Parliamo invece di reparto sospensioni. Davanti troviamo, come dicevamo prima, una forcella RockShox Lyric da 150 mm di escursione, mentre al posteriore abbiamo un mono sempre della RockShox, il Super Deluxe Ultimate, che assicura una corsa alla ruota di 140 mm. E la peculiarità dei due elementi è che entrambi sono completamente personalizzabili da parte del pilota. Cosa significa questo? Che abbiamo delle regolazioni di fino per quanto riguarda la parte idraulica, insomma roba da moto, perché possiamo regolare la compressione alle alte e alle basse velocità sia per la forcella che per il mono posteriore. Ecco, se dobbiamo fare un appunto al mono posteriore, è la ghiera di regolazione del ritorno abbastanza difficile da maneggiare. E come sempre poi abbiamo qua una levetta che permette di bloccare o sbloccare il mono a secondo che si pedali in salita o si percorra un trail in discesa. Il comportamento sui trail è sempre abbastanza prevedibile, assorbono molto bene i piccoli urti, soprattutto il carro posteriore, e poi sono ben sostenute, soprattutto la forcella è ben sostenuta sui grossi impatti. Questo perché, come dicevamo prima, abbiamo la possibilità di veramente cucirci addosso e quindi decidere noi la taratura a seconda se affrontiamo un percorso estremamente scassato o abbastanza flow. Per quanto riguarda il carro posteriore, non mi stancherò mai di dire che il carro con sistema braking active pivot della Trek ha veramente una marcia in più rispetto ad altri prodotti con snodo a quadrilatero, perché funziona veramente bene, tiene sempre la ruota incollata al terreno anche in frenata, quindi questo significa una maggiore trazione, significa che il carro non si irrigidisce sugli impatti e quindi, rimanendo sempre libero di lavorare, assicura sempre un eccellente controllo del mezzo. Guardate questo discesa, veramente tanta la sicurezza che infonde.
poi abbiamo i 18,5 kg, so, 19 scacchi con i pedali, che la rendono veramente giocosa al pari di una muscolare. Altro saltino, hop! Guardate come affronta di tutto. Tra le chicche anche le pedivelle Etirpin in carbonio, che contribuiscono a mantenere basso il peso. Ragazzi, che bella! Questa X sui trail trasmette una facilità di guida veramente impressionante. Pensate che alla fine sono circa poco più di 2 kg rispetto a un'analoga bici da enduro muscolare. Siamo adesso, ci avviamo alla fine di questa prima discesa. Il terreno, come vedete, a tratti è anche umido, qualche radice, un po' slippery, come direbbero gli inglesi, ma il bel manubrione da 82 cm, bello largo, in stile di H, ci dà veramente un grande aiuto a tenerla come si deve. Brava Trek! Ragazzi, discesa finita, sorriso stampato in faccia e facilità di guida davvero impressionante. E alla guida di questa EXE veramente ci si dimentica di essere alla guida di una trail bike a pedalata assistita. E provate per assurdo a chiudere gli occhi e vi sembrerà davvero di essere alla guida di una mountain bike muscolare. Tra le chicche di questa Trek EXE voglio farvi vedere il bellissimo manubrio in carbonio largo ben 82 cm e integrato con un tutt'uno praticamente con lo stemme. Abbiamo qui uno stemme cortissimo da 35 mm per sentire ben salda tra le mani la ruota anteriore. Come potete vedere non abbiamo tantissimi stemme sotto al manubrio, quindi abbiamo una posizione di guida abbastanza caricata sull'anteriore, che va benissimo per gli smanettoni che vogliono sentire bene la ruota quando si entra nelle curve col gas spalancato, forse un po' meno per chi ha le prime armi e magari nelle discese non è proprio sicurissimo. E poi segnaliamo anche qua la presenza di un multi-tool removibile, che può sempre tornare comodo per le emergenze, un peso meno da avere nello zaino. E qui invece abbiamo la presa per collegare sia il battery pack aggiuntivo che il caricatore, una posizione abbastanza pratica ma soprattutto al riparo da sporco e fango. Con questa EXE Trek ha portato sicuramente nuova linfa al segmento delle light e-bike, con un motore compattissimo ed estremamente silenzioso. E il prezzo da pagare di fronte a tutta questa tecnologia sicuramente non è dei più contenuti, anche se dobbiamo ricordare che la versione base parte da 6.999 euro. Noi ci vediamo alla prossima prova. Ciao!